Ciao a tutti! Se questo weekend avete visto il Gran Premio di Formula 1 di Interlagos, sicuramente avrete visto il disastro successo tra Verstappen e Ocon. Se invece non l'avete visto, ho linkato qui sotto il video della Formula 1 che riassume tutta la vicenda. Ma comunque noi adesso andremo ad analizzare il filmato per capire chi dei due l'ha fatta più grossa. Ora, quello che state vedendo è un nuovo format in cui analizzo le cose interessanti successe durante la Formula 1 e la MotoGP. Se questo format vi piace e volete che lo riproponga, fatemelo sapere, lasciate un like a questo video e se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, così da farmi capire che questo tipo di video vi interessa. Ma passiamo al fattaccio. Verstappen è in testa. Da qualche giro ha passato Lewis Hamilton e sta andando più forte, quindi sta anche allungando. Verstappen ha tra le mani la possibilità di portarsi a casa una vittoria importantissima, se si considera che quest'anno hanno dominato Mercedes e Ferrari. Ma a un certo punto alle sue spalle arriva Ocon. Ocon è doppiato, ma va più forte di Verstappen. Forse anche perché Ocon monta le super soft mentre Verstappen ha le soft. Cosa succede quindi? Ocon vuole sdoppiarsi. Quindi tira la staccatona all'esterno, ma Verstappen decide di resistere. Quindi anche lui tira la staccata. Arrivano quasi appaiati alla curva successiva, vedete? Hanno una ruota di distanza, sono praticamente appaiati, ma Verstappen chiude la traiettoria come se all'interno non ci fosse nessuno. Ocon non sa più dove andare, i due si toccano e succede il disastro. A questo punto Hamilton passa, Verstappen riparte con la macchina rotta e perde la gara. E la direzione di gara penalizza Ocon con uno stop and go. Ma Ocon ha realmente torto al 100%? Analizziamo l'incidente. Partiamo dall'onboard di Verstappen. Come vedete, Ocon quando tira la staccata è addirittura davanti a Verstappen. Quindi Verstappen non può dire di non averlo visto. Se guardiamo l'onboard di Ocon, vedete, Ocon è davanti. Verstappen resiste, si riaffaccia all'interno e quando arrivano qui, Ocon è praticamente affiancato. Verstappen è più avanti praticamente di una ruota. A questo punto Verstappen chiude come se all'interno non ci fosse nessuno. Ocon non sa più dove andare, vedete, salta addirittura su questa specie di marciapiede che c'è a centro curva e naturalmente i due si toccano. La direzione di gara ha penalizzato Ocon perché giustamente Ocon era doppiato, ha creato una situazione di rischio sul leader della gara che ha portato a un incidente. Ma se Ocon non fosse stato doppiato e fossero stati entrambi in lotta per una posizione, la penalità probabilmente sarebbe andata a Verstappen, perché non puoi chiudere la linea quando l'altro ha la macchina praticamente di fianco alla tua. A maggior ragione se alla curva prima l'altro era più avanti di te. Ma perché non puoi? Primo, perché è scorretto. E secondo, perché è stupido. Perché l'altro non sa più dove andare. Ocon in questo momento qui non aveva più nessuna possibilità di togliersi dai guai. Soprattutto perché con le auto formula che sono a ruote scoperte, succede che quando si affiancano, la ruota anteriore di quello dietro si incastra con la ruota posteriore di quello davanti e inevitabilmente si agganciano e si girano tutte e due. Ora, tralasciando i complottisti che dicono che Ocon l'ha fatto perché pilota Mercedes, ricapitolando, la penalità è corretta perché Ocon, doppiato, si è preso un rischio inutile che ha rovinato la gara di Verstappen. Ma alla fine, chi dei due ci ha rimesso veramente? Perché Ocon era doppiato ed era fuori dalla zona punti. Quindi, con quei 30 secondi che ha perso con lo stop and go, non gli cambia nulla. Ma Verstappen era primo e con questo incidente ha perso la gara. Questa vicenda insegna che le gare non le vince chi va più forte, ma chi usa di più il cervello. Le gare sono gare. Sappiamo che in gara può succedere di tutto e che ci si può trovare nei guai anche senza averne colpa. Sfiga. E la bravura di un pilota sta anche nel sapersi tirare fuori dai guai. Sta nell'usare l'astuzia, l'intelligenza, la saggezza per tirarsi fuori dai casini. Verstappen, nel momento in cui ha visto che Ocon ne aveva di più, perché ha tirato la staccata della vita chiudendo la porta come se si stesse giocando un mondiale? Se Ocon ne aveva di più, perché non l'ha lasciato passare? Chi se ne frega? Se poi dopo qualche giro vai più forte e lo recuperi, i commissari gli danno la bandiera blu e lui ti deve lasciar passare. E il tempo che perdi nel ripassarlo, lo perderà anche Hamilton dietro di te che prima o poi raggiungerà Ocon e si troverà a doverlo doppiare. Pensateci bene, quanti incidenti quest'anno hanno coinvolto Verstappen e quanti Hamilton? Il mondiale non lo vince il pilota più talentuoso, ma quello che usa la testa e si porta a casa più punti. Spesso le gare e i mondiali si vincono alzando il piede qualche volta di più e tirandosi fuori dai pasticci, piuttosto che trovandosi sempre e costantemente nei guai.